Allora, buongiorno a tutti. Oggi è il 16 giugno 2021, consiglio della prima circoscrizione, così come da ordine del giorno del mese di maggio, in assenza del presidente Massimo Castiglia, presiede i lavori d'aula il vicepresidente Antonio Nicolao, in collaborazione con il segretario dottore Di Prima, col signor Rocco e la signora Macaluso. Prego, avviare appello nominale. Buongiorno. Castiglia. Nicolao. Presente, buongiorno, accetto la registrazione. Imperiale. Chitarresi. Randazzo. Buongiorno a tutti, presente. Torci. Tramuto. Buongiorno a tutti presenti. Valenti. Buongiorno a tutti presenti. Venturella. Buongiorno presente. Vetrano. Buongiorno presente, accetto la registrazione. Presidente, 6 presenti e 4 assenti. Constatata la sufficienza del numero legale, dichiaro aperta la seduta odierna. Nominiamo 3 scrutatori, il consigliere Randazzo, il consigliere Valenti, il consigliere Tramuto c'è, mi pare, vero? Sì, Tramuto è presente. Approvazione per appello nominale, prego. Castiglia. Nicolao. Prese è favorevole. Imperiale. Carresi. I microfoni, per favore. Randazzo. Presente. Sorci. Consigliere Randazzo, non stiamo votando la presenza, Favorevole, sì, chiedo scusi, favorevole. Sorci. Tramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella. Favorevole. Vetrano. Favorevole. Presidente, tutti favorevoli i presenti. Confermo, Presidente, favorevole all'unanimità. Perfetto. Allora, tra le comunicazioni, diciamo subito che giorno 18 giugno 2021 alle ore 17 presso Piazza Beati Paoli ci sarà un'iniziativa denominata Spazi Negati. Io chiedo al signor Rocco di mettere in ompeggio la locandina e chiedo l'ausilio del consigliere Tramuto su questa iniziativa, che mi pare anche lui sia a conoscenza. Quindi è giusto che tutto il consiglio sia a conoscenza. Mettiamo la locandina in ompeggio e se il consigliere Tramuto vuole integrare quanto da me accennato, prego consigliere Tramuto. Sì, Presidente, è una sorta di passeggiata che farà durante questo tragitto. Ci saranno delle fermate dove verranno messi in mostra degli spazi negati, come dice proprio la locandina. Questo ci farà conoscere anche solo da fuori, con la possibilità che un giorno vengano, come dire, riconsegnati alla cittadinanza di alcuni luoghi presenti all'interno del nostro centro storico. Qui stiamo parlando soltanto di una piccola parte del centro storico. Siamo all'interno, diciamo, non proprio del capo, ma più che altro zona Papireto e zona Monte di Pietà, perché parliamo della chiesa di Sant'Agata all'Aquila, dell'Odigitria, sarebbe un vecchio oratorio, della chiesa di San Cosimo e Damiano, che si trova proprio a piazza San Cosimo e Damiano. E poi c'è un altro sito che adesso mi sfugge. Ah, il teatro, l'arena Trinacria, che è la vecchia arena dove prima venivano proiettati i film.
Quindi sarà una passeggiata da fuori fatta per fare mostrare questi luoghi che al momento sono negati alle visite. Grazie Presidente. Sì, grazie a lei. Completo la comunicazione dicendo che il responsabile di questa iniziativa si chiama dottor Giorgio Barbato. Se ci sono altre indicazioni sempre su questa iniziativa da parte dei consiglieri, possono sentirsi libero di chiedere la parola. Bene, allora andiamo avanti, iniziamo i lavori d'aula. Ci sono verbali da leggere, dottore Di Prima? Vicepresidente Nicolao, ieri c'era ho trasmesso il verbale di lunedì 14. Io non lo so, siete disponibili a leggerlo? Sì, lo possiamo leggere, prego, dottore Di Prima. Presidente, non so se... Signor Rocco. Ha chiesto la parola, consigliera Pitarretti. Aula. La consigliera Pitarresi è entrata alle 9.44, giusto? Ok, perfetto. Volevo capire se mi avete sentito e registrare la presenza. Sì, anche il consigliere Sorci è entrato. Anche il consigliere Sorci è entrato alle 9.43. Perfetto. Allora, possiamo andare avanti con i lavori d'aula? Ci sono interventi? No. Allora, prego, lettura del verbale. Prego, signor Rocco. Buongiorno Presidente, buongiorno signori. Verbale numero 95 del 14 giugno 2021. L'anno 2021, il giorno 14 del mese di giugno, si è donato giusto avviso al Presidente, protocollo 322 dell'1 giugno 2021, il Consiglio della prima circoscrizione in modalità videoconferenza, mediante collegamento telematico a distanza. Resta inteso che il luogo della riunione è da intendersi convenzionalmente presso i locali della prima circoscrizione sita in piazza Giulio Cesare 52. La pubblicità della seduta verrà garantita dalla registrazione della stessa e dalla sua pubblicazione ad opera del webmaster sul canale YouTube. Presiede il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao. Assiste in qualità di segretario il dottor Corrado Di Prima, esperto amministrativo della prima circoscrizione, coadiuvato dai collaboratori professionali amministrativi signor Rocco Salvatore e signor Alessandro Mancaluso. Alle ore 9.37 il segretario procede all'appello nominale. Oltre al Presidente risultano presenti i consiglieri Pitarresi Maria, Randazzo Giuseppe, Sorci Salvatore, Tramuto Francesco, Venturella Tiziana e Vetrano Francesca. Il totale dei presenti è pari a 7. Assenti 3, Castiglia Imperiale e Valente. Il Presidente Nicolò procede alla nomina degli scrutatori e propone i consiglieri Pitarresi, Randazzo e Vetrano. L'Aula approva all'unanimità del consenso con conferma degli scrutatori presenti e votanti 7, assenti 3, Castiglia Imperiale e Valente. Il Presidente Nicolao, non essendovi comunicazioni, si proceda con la lettura di eventuali verbali. Signor Rocco pone a video e dà lettura del verbale numero 92 del 9 giugno 2021. Alle ore 9.41 partecipa ai lavori d'aula il consigliere Valente e alle ore 9.43 partecipa ai lavori d'aula il consigliere Imperiale. Il Presidente Nicolao pone in votazione il verbale numero 92 del 9 giugno 2021, approvato alle ore 9.48 per appello nominale all'unanimità del consenso, con conferma degli scrutatori presenti e votanti 8, assenti 2, Castiglia e Sorci. Quest'ultimo presente, ma che non risponde. Il signor Rocco pone a video e dà lettura il verbale numero 93 del 10 giugno 2021. Il Presidente Nicolao pone in votazione il verbale numero 93 del 10 giugno 2021, approvato alle ore 9.58 per appello nominale, all'unanimità del consenso con conferma degli scrutatori, presente e votante 9, assente Castiglia. Il signor Rocco pone a video e dà lettura della mozione al punto 8 dell'ordine del giorno, a firma il consigliere Tramuto, avente per oggetto il ripristino manto stradale, basolato misto, San Pietrino, discesa dei giudici, tratto piazza Sant'Anna. Il consigliere Tramuto descrive il tratto in questione, dove erano presenti dissuasori che sono stati spostati, così che i veicoli, anche pesanti, che erano interdetti al transito, percorrono in continuazione il tratto, rovinando il manto stradale senza che venga ripristinato. Il consigliere Valente è d'accordo con la mozione perché conosce bene la via, dissestata e pericolosa, soprattutto nel tratto che dovrebbe essere pedonale. Si augura che venga ripristinata al più presto per la sicurezza dei pedoni e dei veicoli, e voterà favorevolmente. Il consigliere Imperiale
è favorevole alla mozione, avendo ricevuto anche lui varie segnalazioni a tal proposito. Si augura anche egli che l'amministrazione intervenga presto per salvaguardare l'incolumità dei pedoni. Il consigliere Randazzo conferma la situazione della via in pessimo stato e si augura che venga presto messa in sicurezza per tutti. Il consigliere Solci sarebbe contento che la gente si abituasse a non rimuovere ostacoli messi appositamente per evitare il transito in tratti inibiti ai veicoli, cosa che purtroppo accade spesso senza che l'amministrazione ripristini immediatamente quanto rimosso. Segnala poi che la COIME sta posizionando uno scivolo per disabili nella chiesa Santa Maria la Nuova, eliminando le barriere architettoniche, e si augura che venga anche in altri, per molti altri siti. La consigliera Venturella puntualizza che già si era a conoscenza del progetto dello scivolo messo in atto grazie alla collaborazione dell'associazione AIAS del Comune e dell'Università di Architettura. Per quanto riguarda la mozione, purtroppo il carico e scarico delle merci pesanti distruggono il basolato, posizionato in epoca precedente per sopportare il carico di mezzi leggeri, quali le carrozze. Si attende ancora il ripristino. Purtroppo, a volte, è necessario fare scelte anche scomode, quali la ZTL notturna, che impedirebbero parcheggi e transito selvaggi in luoghi meta della movida. La consigliera Pitarresi condivide la mozione perché il tratto in questione è pericoloso e da ripristinare. Sul basolato andrebbe effettuata una manutenzione periodica che lo farebbe tranquillamente reggere al transito pedonale della movida. Spera pertanto che si ripristini per la serenità di tutti. Il presidente Nicolao, non essendovi altri interventi da parte dei consiglieri, pone in votazione la mozione al punto numero 8 all'ordine del giorno, a firma il consigliere Tramuto, avente per oggetto il ripristino mantostradale basolato misto San Piergino, discesa dei giudici, tratto Piazza Sant'Anna. Approvata alle ore 10:12 per appello nominale all'unanimità del consenso, con conferma degli scrutatori. Presente e votante 9, assente Castiglia. Il signor Rocco Panavide dà lettura della mozione al punto numero 9 all'ordine del giorno, a firma il consigliere Tramuto, avente per oggetto il ripristino mantostradale di vicolo dei Pirriaturi. Il consigliere Tramuto contestualizza il sito, spiegando che sono presenti numerose buche, anche molto profonde, una delle quali ha causato la caduta con l'avvio in ospedale di un pedone. Si augura che avvenga al più presto il ripristino del manto stradale per la salvaguardia dei pedoni e veicoli. Il consigliere Imperiale, il manto stradale sembra essere uno dei problemi irrisolvibili di Palermo, con vie spesso impercorribili, persino a piedi. Spera che l'amministrazione prenda provvedimenti, e pur se la RAP, che dovrebbe occuparsene nuovamente, come conferma il collega Tramuto, temporaneamente fino al nuovo bando, sembri avere sempre problemi ad espletare i servizi assegnati, nonostante nuove fondi. Si trova costretto a ripetere la precedente mozione, andata a vuoto per la sostituzione del dottor Miliziano, poiché ritiene necessario incontrare i vertici della RAP per avere risposte da poter dare ai cittadini su queste importanti tematiche irrisolte. Il consigliere Solci condivide pienamente la mozione, ormai senza più parole per esprimere l'indignazione dei problemi irrisolti che causano pericoli alla gente, nonostante l'aumento a 100 milioni di euro alla RAP. Si augura che stavolta, dopo tanti dispiaceri, vi siano riscontri positivi. La consigliera Vetrano è amareggiata nel constatare come la via in questione, sebbene molto transitata da cittadini e turisti, sia in uno stato di totale degrado che fa sentire ancora una volta la gente abbandonata dall'amministrazione. Si è celeri ad installare tutto quello che è necessario per rimpinguare la cassa comunale e fare cassa, come è giusto che sia, ma lo è altrettanto a mettere in sicurezza per tutte le vie, spesso tratti brevi e con al massimo una giornata di lavoro per risolvere. La consigliera Pitarresi condivide la mozione poiché tutta la città è in pessimo stato, soprattutto relativamente al manto stradale. La gente paga un tributo per i servizi che dovrebbero essere garantiti, ma non sono espletati. Si fa partire la ZTL con le vie in questo pessimo stato, persino le vie di accesso al parcheggio ZTL Free, destinando allo scopo una strada stretta, con balconi bassi, scelta senza alcun criterio, tutto solo per fare cassa a discapito dei cittadini, per i quali non sono garantite le condizioni a garanzia di tutela e l'incolumità. Si dovrebbe protestare contro un'amministrazione assente, che non dà servizi né risposte richieste con mozioni e interrogazioni.
quale ci si aspetti che un cittadino si abite e soccomba. Si augura che la gente abbia finalmente le risposte che merita. Alle ore 10:27 la consigliera Venturella lascia l'aula. 8 i presenti. Presidente Nicolao, non essendovi altri interventi da parte dei consiglieri, pone in votazione la mozione al punto numero 1 dell'ordine del giorno, firma il consigliere Tramutamente per oggetto ripristino manto stradale di Vicolo dei Pirriatori, approvata alle ore 10:29 per appello nominale all'unanimità del consenso con conferma degli scrutatori. Presenti e votanti 8, assenti 2, Castiglia e Venturelli. Il presidente Nicolao comunica durante una passeggiata effettuata ieri pomeriggio in via Macqueda fino alla stazione, ha constatato la completa assenza di forze dell'ordine in un tratto di strada frequentatissimo e con monopattini e bici che sfrecciavano tra i pedoni. Chiede inoltre al signor Rocco di porre a video la foto scattata questa mattina in via Giovanni di Cristina, dove si è constatata la presenza di una mole di ingombranti. Si augura che con l'inaugurazione del mercato coperto ciò non avvenga più. Ma se così non fosse, si interroga e interroga il Consiglio e quali mezzi abbiano i consiglieri circoscrizionali per fare in modo di non essere impotenti di fronte a tale problematica evidenziata. Consigliere Imperiale conferma lo stato della via di Cristina, sottolinea che se è vero che molti degli ingombranti sono i resti degli invenduti al mercato dell'usato svoltosi nel weekend, un'altra parte sono state abbandonate da un veicolo in cui non si è potuto risalire alla targa e un'altra parte ancora sono resti di ingombrante non ancora raccolti dalla RAP, seppur richiesto. Non aspetterà certamente il 1° luglio per andare a parlare. Già dal prossimo fine settimana con i commercianti del mercato dell'usato per impedire che questo stato di degrado continui ed invita i colleghi che volessero unirsi a lui a farlo. Peraltro ribadisce che anche un'altra via appena ripulita è di nuovo nello stato precedente. Il presidente Nicolao non voleva aprire una discussione su problematiche già ben note, ma capire cosa si possa fare da parte del Consiglio per evitare il perpetuarsi di tali disastri. A suo parere, vista la perenne mancanza di personale, solo una collaborazione tra le varie forze potrebbe essere una soluzione. Il consigliere imperiale ha intenzione di chiedere alla Polizia Municipale di effettuare almeno le riprese per impedire che altri veicoli scarichino ingombranti e fare in modo che chi lo faccia non abbia titolo di partecipare con commercianti del mercato coperto. Il consigliere Randazzo conferma che lo stato della via il lunedì mattina è sempre quello mostrato nella foto. Se vi fosse almeno la presenza di un'auto della Polizia Municipale 24 ore su 24 probabilmente ciò non avverrebbe. Si augura che con la regolarizzazione del mercato coperto ciò non accada più. La consigliera Vetrano teme che la soluzione proposta al consigliere imperiale non sia percorribile e che sia pericoloso parlare con certi individui. Forse è il caso di riunirsi con tutte le 8 circoscrizioni davanti alla Polizia Municipale o davanti al Palazzo delle Acque per chiedere con forza l'installazione delle telecamere, a suo parere unico mezzo valido, sia per impedire l'illecito che per fare cassa, come hanno dimostrato le telecamere per l'autovelox e quelle per la ZTL. Sarebbe così anche per quelle contro l'abbandono degli ingombranti. Consigliera Pitarrese conferma ricevere anche la continua segnalazione per via Macquera e che la mancanza di forze dell'ordine è gravissima. Un controllo del territorio efficace è necessario per tanti problemi. Non si può parlare con questa gente, né crede che competa al ruolo del consigliere, né pensa che il mercato coperto risolverà la questione degli ingombranti. A suo parere l'unica soluzione possibile è il controllo del territorio 24 ore su 24 da parte delle forze dell'ordine e se questo non fossero il numero sufficiente anche dell'esercito. Alle ore 10:44 partecipa ai lavori d'aula la consigliera Venturella, 9 presenti. Consigliere Sorci, anche lui è favorevole a maggiore controllo e magari in una postazione fissa. Reputa però che ciò non sia fattibile per la carenza cronica di personale, soprattutto durante i weekend e le festività. La consigliera Venturella, contenta della riflessione proposta dal Presidente, dissente però dalla decisione di un presidio dell'esercito a vita, poiché il problema va sradicato con un'azione integra di dialogo, educazione e sanzioni. I blizz sporadici finora effettuati
non sono la soluzione e dunque è necessario trovare le forze per garantire azioni e sanzioni continuative. Il presidente Nicolà alle ore 10.50 sospende la seduta per 15 minuti. Alle ore 11.08 si riapre la seduta. Il presidente Nicolà chiede di procedere con l'appello nominale, cui risulta presente, oltre al presidente, il consigliere Randazzo, e vista l'assenza del numero legale, alle ore 11.10 rinvia la seduta di un'ora. Alle ore 12.10 si riapre la seduta. Il presidente Castiglia chiede al segretario di procedere con l'appello nominale, cui risultano presenti, oltre al presidente, il vicepresidente Nicolà e la consigliera Vetrano. 3. Verificata la mancanza del numero legale, alle ore 12.11 chiude definitivamente la seduta. Firma il segretario dottore Corrado Di Prima e il presidente Massimo Castiglia e Antonio Nicolà. Prego, presidente Nicolà. Grazie, signor Rocco. Dobbiamo semplicemente modificare due passaggi, perché non è proprio così. Nel senso che quando io parlo della vicenda degli ingombranti, non intendo che aspettiamo il 1° luglio perché entri in vigore il mercato coperto, ma il mercato del baratto, la regolarizzazione del mercato del baratto, così come lo riprende poi Randazzo, anche lui dice, cioè nel paragrafo dice Randazzo mercato coperto, no, non c'entra nulla, è il mercato del baratto, la regolarizzazione del mercato del baratto. Quindi se possiamo modificare questi due passaggi sarebbe più opportuno approvare poi il verbale così per come è più corretto. Sì, scusate, però il dottore Militello aveva mandato, cioè aveva detto di mandare questi verbali prima proprio per dare la possibilità di leggere e poi di dare le correzioni durante la lettura. Perfetto, allora facciamo una cosa, lo mettiamo da parte un attimo e se poi quando si fanno le correzioni lo mettiamo in votazione, che sia domani, dopodomani, non c'è problema, d'accordo, signora Mangalosi? Quindi per ora viene accantonato allora? Eh sì, perché se non si può, a meno che voi non dite che lo approviamo e poi verrà modificato così per come io lo sto diciamo precisando. Non lo so, secondo me conviene. Facciamo così, quando in linea di massima diciamo non si stravolge il verbale e non mi pare che si stia stravolgendo, perché è chiaro che la frase mercato coperto è errata e va modificata con mercato del baratto. Ok, dello scambio. Come volete, dal 1° luglio, anche perché questo richiama l'ordinanza della giunta, quindi è così. Va bene? Allora che facciamo? Lo mettiamo da parte, lo ripigliamo poi con calma? Secondo me conviene fare così, lo sistemiamo e poi magari domani. Perfetto, domani. Allora andiamo avanti, mozione all'ordine cronologico dell'ordine del giorno. Prego, signor Rocco. Niente, io volevo fare una comunicazione se possibile. Prego, capogruppo imperiale. Presidente, io volevo capire se siamo a conoscenza di qualche altra problematica da parte della RAP, presidente. Perché praticamente stanotte non è stata fatta la raccolta dei rifiuti, presidente. C'è Palermo in base alla spazzatura. Dico, io parlo del centro storico, ma camminando dico ho visto altre parti della città praticamente piene di spazzatura. Cioè, volevo capire se ci sono altri problemi che ad oggi non sappiamo, dico per capirlo, perché comunque il RAP una volta ogni 15 giorni nasce un problema. Ingombranti non raccolta e spazzatura non raccolta, dico era per capire se siamo a conoscenza di qualcosa del genere, io magari non sono aggiornato. Posso? Allora, sì, personalmente prendete. Non sono a conoscenza, ma nulla toglie che lei può inviare anche subito un'interrogazione al presidente della RAP dove chiede spiegazioni per quanto da lei dichiarato. Allora. Presidente, io mi attiverò subito per l'interrogazione, presidente, premesso che già stamattina le ho fatte almeno 30 telefonate, cioè ingombranti e rifiuti, presidente, vedremo, va bene. Perfetto, grazie. Okay. C'era il consigliere Valenti che mi pare che forse chiedeva la parola, no? Sì, presidente, io stamattina... La sento male, però la sento non si sente, male. Consigliere Valenti, poi abbiamo problemi noi a mettere a verbale, non si sente. Stamattina ho visto dei camion. Valenti non si sente.
Io non sento nulla, vicepresidente Nicolau, non sento nulla. Consigliere Valenti, così non possiamo, così la parte amministrativa non potrà verbalizzare bene quello che lei dice, quindi o lei esce ed entra di nuovo, magari c'è un, un problema di audio. Allora, ci sono altri interventi? Possiamo andare sulla mozione in ordine cronologico? Prego, signor Rocco. Mi sentite, presidente? Adesso sì, prego. No, va bene, a posto, definitivo intervento. Allora, andiamo sulla mozione all'ordine del giorno. Presidente, la mozione che dobbiamo trattare è al punto numero 15 ed è stata presentata alla consigliera Pitarresi Maria. Ha per oggetto eliminazione cartello di divieto di sosta e rimozione in piazza Sant'Isidoro all'Aquilla. Premesso che è stato collocato un cartello alcuni anni fa per motivi di sicurezza, per la presenza di un magistrato che era a residenza proprio nella piazza, considerato che il magistrato non risiede più nello stabile e in zona, necessitano delle aree di parcheggio, si ritiene di notevole necessità eliminare il divieto di sosta e rimozione e ripristinare tale spazio come zona parcheggio. Si evidenzia la mancanza del territorio di zone di parcheggio P ad uso degli abbonati alla ZTL zona traffico limitato. Si impegna il presidente della prima circoscrizione ad attivarsi con AMAT, Polizia Municipale, Assessorato al Traffico e altri uffici di competenza. Palermo, 24 maggio 2021, firma Maria Pitarresi. Prego, presidente. Non lo sentiamo più, presidente. Allora, do la parola alla consigliera Maria Pitarresi. Prego, prego. Grazie, presidente. Sì, questo spazio al momento è occupato da un cartello di divieto di sosta e rimozione, dove non è possibile ovviamente posteggiare. Nata questa necessità, mi riferiscono i residenti e anche diversi cittadini che si muovono all'interno del territorio, dal momento della presenza per motivi di sicurezza di un magistrato nello stabile. Questo spazio è fondamentale per il territorio e per il quartiere, anche perché necessita di posteggi, di posti auto. Come abbiamo sempre trattato in questi anni, diverse sono state anche le mozioni di creare degli spazi e delle aree parcheggio, anche perché la zona, proprio questa del Monte di Pietà, non è servita dal parcheggio P, anche per chi ha l'abbonamento in ZTL. Questa è un'altra mancanza della ZTL, che in alcune zone chi ha, come sappiamo bene, l'abbonamento ZTL spetta il parcheggio gratuito, almeno un posto per la macchina, e invece in questo caso, in questa zona, questa situazione non è usufruibile da parte dei cittadini. Questa è un'area che può essere disponibile, perché mi riferiscono che ormai il magistrato non è più presente, non c'è più la presenza anche della scorta e della macchina, mi riferisco che non è neanche più presente nello stabile, quindi non c'è più motivo di avere questo divieto di sosta, e l'ufficio tecnico secondo me può benissimo andare a collocare un cartello anziché questo di divieto di sosta, andarlo a rendere libero, o anche un'area P per chi ha la ZTL. È fondamentale, presidente, perché tantissime persone, nonostante tutto, anche magari momentaneamente, cercano di posteggiare perché non c'è alternativa, perché per tutte le zone vicine non sono ovviamente libere, e non c'è assolutamente dove posizionarsi. Quindi questo potrebbe essere uno spazio da mettere a disposizione dei cittadini. Grazie, presidente.
Grazie a lei, consigliera Pitarresi. Prima di dare la parola ai colleghi, ricordo che questa tematica è stata già affrontata in Consiglio da una mozione, se non ricordo male, presentata da me, proprio che voleva in qualche modo fare chiarezza, ma che in effetti ha fatto bene a ripresentarla anche lei, perché a tutt'oggi risulta tutto invariato, per cui non c'è stato probabilmente nessun tipo di intervento e non si è realmente capito se questi divieti di sosta devono continuare a restare oppure no. Interventi, prego colleghi. Mi posso, presidente? Prego, consigliera Vetrano. Venturella. Capogruppo Venturella, la prego di accettare le mie scuse. Sì, però qui non mi ho offesa. No, velocemente, vorrei dire che assolutamente sì, perché sappiamo che abbiamo bisogno, diciamo, di recuperare spazi per parcheggio, soprattutto per i residenti che a volte fanno fatica, quindi anch'io, diciamo, sarei favorevole all'istituzione addirittura delle zone, insomma, dei parcheggi riservati per residenti. Purtroppo mi costa personalmente di aver chiesto la rimozione di un divieto di sosta inutile per un cartello laddove insisteva un asilo nido che adesso non c'è più in via loro, ma ad oggi non è stato tolto e non è stato rimosso, per cui bisogna comunque insistere e sollecitare, perché questa cosa ovviamente mette in difficoltà chi invece potrebbe fruire di parcheggio, quindi sono assolutamente favorevole. Ho concluso. Grazie capogruppo Venturella. Interventi, prego colleghi. Io posso, mi permetto, prego Pippo. Capogruppo Sorci, prego capogruppo Sorci. Sì, io sono d'accordo con quanto richiesto alla consigliera Pitarresi. Dico, tra l'altro, è messa in evidenza una nota dolente, che è quella che per alcuni che hanno appunto il tagliando della ZTL, quindi pagano quanto gli altri che non possono fruire del parcheggio, perché non ci sono posti, per esempio, per chi abita in Corso Vittorio, discesa dei Giovenchi, eccetera eccetera. Io mi domando, ma come mai? Dico, forse ci dovrebbe essere uno sconto per coloro i quali non possono fruire del parcheggio. Ma al di là di questo, dico, sono d'accordo che il pannello che indica il divieto di sosta debba essere rimosso e basta. Dico, è con una certa urgenza, perché queste cose creano disagi che non c'è motivo di che ci siano. Per cui speriamo che lo facciano, e lo facciano ben presto. Grazie Presidente. Grazie a lei capogruppo Sorci. Andiamo avanti. Interventi, prego colleghi. Posso? Prego consigliere Randazzo. Presidente, sono d'accordissimo con la mozione della collega, con la collega Pitarresi. Presidente, visto che il magistrato si è trasferito in un altro luogo, io credo che questo spazio si potrebbe usufruire da subito. A creare un parcheggio per i residenti sarebbe molto importante qua, perché qua al momento in cui dico sabato e domenica la gente si va a fare un giretto per via Macqueta, almeno dico sarebbe ideale creare questo parcheggio. Presidente, la voto favorevole. Grazie. Grazie consigliere Andazzi. Interventi, prego colleghi. Presidente, posso? Certamente, consigliera Vetrano, questa volta ho indovinato il cognome, prego. Presidente, grazie. Io sono favorevole a quanto presentato dalla consigliera Pitarresi, però dico, e sarebbe giusto, anzi ideale veramente, creare dei posti auto, visto la carenza. Però chiedo alla consigliera Pitarresi, mi sorge il dubbio che io sino a ieri ho visto stazionare una macchina della polizia, quindi si è accertata che il magistrato non ci sia più, perché se ieri c'era lì la macchina che stazionava evidentemente, come tutti sappiamo, per il magistrato.
quindi che non ci sia più, mi sorge qualche dubbio. Diversamente, che motivo aveva lì di spazzare? Questa è la domanda. Se lei ha già preso le sue dovute informazioni, come ha detto, però c'è ieri, dico, diversamente è chiaro che sono d'accordo, ma che non ci sia più il magistrato, secondo me, è da aspettarsi. Ho finito, Presidente, grazie. Sì, grazie. Cara consigliera Vetrano, uno dei problemi che attanagliano le amministrazioni, le istituzioni, è proprio questo, cara consigliera Vetrano, che si parlano poco tra di loro, perché nel momento in cui questa circoscrizione ha deliberato questa richiesta a suo tempo attraverso una mozione diventata delibera, io credo che la circoscrizione non abbia ricevuto nessuna risposta, ed è questo il problema, perché se avessimo ricevuto risposta probabilmente oggi saremmo in grado di dare la risposta. Quindi ben venga la mozione della consigliera Pitarresi, perché vada a sollecitare, insieme anche alle mozioni precedenti, qual è lo stato dell'arte della presenza o no del magistrato in via Sant'Isidoro all'Aquila. Qualora ci fosse, basta dirlo e noi ne prendiamo atto. Interventi, prego, colleghi. Certo. Allora, non mi pare che ci siano interventi, se non ricordo. No. Prego, consigliere Valenti, prego, parli bello forte, per favore. Sì, grazie, Presidente. Dico, d'accordo con la mozione presentata dalla consigliera Vetrano. Dico, se fosse possibile, Presidente, magari chiedo anche a voi, dico, di sapere se, come diceva la consigliera Vetrano, se c'è ancora la presenza di questo magistrato, nel momento in cui non dovesse esserci più, nel senso che si fosse trasferito, Presidente, non avrebbe più senso questo cartello, Presidente. Quindi aspettiamo notizie, Presidente. La ringrazio. Perfetto, ci sono altri interventi? E allora mettiamo in votazione la mozione della consigliera Maria Pitarresi. Prego, dottore Di Prima. Prego, consigliera Pitarresi. Sì, Presidente, la volevo ringraziare anche per la sua mozione. Io quando l'ho presentata non ricordavo assolutamente che già c'era una delibera simile. Sono anzi contenta che già ce ne sia una già precedente, così questa si rende ancora più forte. Da quello che mi comunicano i residenti, il magistrato non dovrebbe essere più lì. Poi, come ha chiarito lei, questi devono essere gli uffici competenti a riferirlo. Grazie, Presidente. Grazie a lei, e noi siamo consiglieri tutti i giorni fino alla fine del mandato, e se le cose non le fanno o non ci rispondono, noi abbiamo il dovere di continuare a segnalare, come dice sempre il capogruppo Sorci. Quindi mettiamo in votazione la mozione della consigliera Pitarresi. Prego. Castiglia. Nicolao. Favorevole. Imperiale. Imperiale. Pitarresi. Imperiale favorevole. Imperiale favorevole. Pitarresi. Favorevole. Randazzo. Favorevole. Sorci. Favorevole. Ramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella. Favorevole. Vetrano. Consigliere Vetrano. Favorevole. Presidente, 9 votanti, 9 favorevoli. Confermo. Confermo.
Sì, grazie signor Rocco, grazie ai ispiratori che hanno messo Valenti e Tramuto. La mozione della consigliera Pitarresi è stata approvata e per cui nel momento in cui maturerà i 10 giorni della pubblicazione, prego che venga trasmesso anche con le altre mozioni che riguardano questa tematica, così speriamo che magari questa volta ci rispondano. Andiamo avanti con i lavori d'aula, mozione successiva, sempre in ordine cronologico, prego. Un attimino che metto in home page la mozione che dobbiamo discutere. Allora, mozione al punto numero 16, è una mozione presentata anche questa dalla consigliera Maria Pitarresi. La mozione ha per oggetto sopralluogo collocazione segnaletica stradale verticale nei vicoli di Piazza Sant'Onofrio, a Piazza Monte di Pietà, Piazza Beate Paoli, Piazza Papereto, via Cannelai. Premesso che i vicoli traversi della via Panneria, via Iudica, via Gioia Mia, via dei Carrettieri, via Gianferrara si riscontrano senza segnaletica stradale. Considerato che gli automobilisti che sopraggiungono dalle suddette vie principali o dei vicoli che le incrociano si trovano in difficoltà in quanto non viene indicato attraverso la segnaletica stradale la giusta direzione da percorrere e molte volte procedono inconsapevolmente in senso non consentito. Pertanto si chiede di effettuare un sopralluogo all'ufficio tecnico e di procedere alla relativa collocazione per la risoluzione della problematica, per garantire all'intera cittadinanza la sicurezza e l'incolumità pubblica e in tale occasione provvedere anche per le altre strade non contemplate nell'intero territorio della circoscrizione in cui vi è tale mancanza. Si impegna il presidente della prima circoscrizione ad attivarsi con RAP, RESET e altri uffici di competenza, AMAT, Polizia Municipale. Palermo, 26 maggio 2021, firma Maria Pitarresi. Prego, presidente. Grazie signor Rocco, io do subito la parola alla consigliera Maria Pitarresi, prego. Sì, presidente, si tratta di tutti questi vicoli interni tra le vie principali, quindi che portano da Piazza Monte di Pietà sino al Papireto, ma anche di via Candelai. Entrando in un vicolo, ma anche sia all'ingresso che all'uscita, non si capisce bene se questi vicoli, proprio per la mancanza del cartello, siano percorribili e in quale senso. Manca la segnaletica in tutta questa zona. Nell'arco del tempo, dico, chi conosce il territorio magari sa come muoversi e sa che quel vicolo è in un senso o in un altro, ma chi per la prima volta entra nel quartiere, mi è capitato molte volte di vedere anche la via Iudica, cioè da piazza Beati Paoli a piazza Monte di Pietà, essere proprio percorsa in senso inverso, tranquillamente. Da piazza Beati Paoli, andando verso la via Iudica, verso piazza Monte di Pietà con la macchina, non c'è un cartello che indica il senso, cioè là ci vorrebbe un senso unico. E così tutti i vicoli adiacenti tutte le strade parallele sono mancanti di cartelli. Questo non vi dico quante volte ha generato anche confusione, caos, ma anche motivo di liti, perché non si capisce bene. Ci sono ovviamente le persone del territorio che dicono: ma come, non lo sai che qui la strada è in questo senso? E quindi qua nascono poi delle questioni che per fortuna si sono risolte così. Non c'è stato magari un incidente che ha fatto riflettere sino a questo tempo all'amministrazione, all'ufficio competente, la problematica, e quindi le cose vanno così.
ma è importante e fondamentale per la sicurezza di tutti andare proprio a collocare la segnaletica stradale verticale e capire in quale senso bisogna percorrere queste strade. Io ho delineato alcune strade, ma penso che il problema sia anche in tutta la circoscrizione. Quindi questo può essere anche un avvio di un lavoro che debba fare proprio l'ufficio traffico. Grazie, Presidente. Grazie, consigliera Pitarresi. Io devo dire che sul divieto di accesso, quindi un divieto di accesso, quello per capirci il rosso con la linea bianca nel centro, esattamente a Piazza Beati Paoli, provenendo da dove c'è il ferramento a colore o la macelleria, io l'ho visto sino a stamattina, consigliera Pitarresi, però dico, magari, che ne so, mi sbaglio, ma io non credo di sbagliarmi, l'ho visto fino a stamattina. Interventi sulla mozione, prego. Presidente. Vabbè, poi faccio la replica. Perfetto, consigliere Pitarresi. Prego, consigliere Tramuto, prego. No, volevo soltanto dire che dico, magari quello che dice la consigliera Pitarresi per alcuni tratti magari è vero che manca l'indicazione della svolta obbligatoria a destra piuttosto che a sinistra, però sembra che siamo tipo nel terzo mondo. Dico, la segnaletica c'è. Sono alcune strade che magari, specialmente per chi esce dai vicoli, non è segnalato chi deve, da che lato si deve girare obbligatoriamente. Per questo a volte le auto in via Iutica prendono in contromano. Però la segnaletica c'è la segnaletica che indica il divieto d'accesso, c'è la segnaletica che indica le aree pedonali, ci sono le segnaletiche che indicano i divieti di sosta. Quindi per alcuni casi... Certo, magari manca qualche segnaletica per completare. Chi esce da un vicolo dovrebbe trovarsi di fronte alla freccia o all'angolo la freccia che ti obbliga a girare a destra, per esempio, che so, su via Iudica, che ti obbliga ad andare verso via Beati Paoli, che esce dai vicoli di via Sede Volanti. Però non, magari questi mancano, è vero, però dico, non siamo nel terzo mondo. La segnaletica c'è, manca forse qualche piccolo accorgimento. Grazie, Presidente. Interventi sulla mozione della consigliera Pitarresi, prego, colleghi. Posso, Presidente? Prego, capogruppo Venturella, prego. Questa volta sì, mi sembra una situazione analoga, a, diciamo che questa caratterizza un po' i vicoli, diciamo che non sempre, dico, bisogna capire la regolamentazione, ecco, delle strade, delle vie più piccole, come segnaletica, cosa è previsto, ma una situazione analoga che stava creando destabilizzazione nel traffico viario lo riporto in via Matarassai e via Argenteria Vecchia, dove effettivamente non si capiva quale fosse il senso dell'una e dell'altra, e per questo motivo è stata apposta lo scorso anno circa la segnaletica sono proprio dei cartelli un po' più piccoli che indicano da un lato, diciamo, il divieto d'accesso e dall'altro lato si capisce qual è il senso di marcia. Quindi io credo che fare richiesta di segnaletica apposita destinata a piccole strade e piccoli vicoli sia assolutamente opportuno, perché comunque per non indurre, diciamo, in errore, o quantomeno probabilmente non è stato previsto, ecco, questo bisogna andare a capire se c'è una pianificazione dei vicoli o sono previsti, dico, a doppio senso mi pare impossibile che possano passare nelle strade così piccole delle macchine, quindi bisogna regolamentare. Credo che questa cosa potrebbe essere anche estesa, perché mi risulta e vi risulterà sicuramente che nelle piccole strade, non parlo di vicoli, cioè vicoli chiusi, vicoli o vie comunque viuzze un po' più piccole, la segnaletica non sempre è presente. Quindi certo non è neanche bello andare a mettere nel dedalo di vie che ci ritroviamo nel centro storico tutta questa segnaletica, che sembra anche abbastanza
brutta, diciamolo, insomma, abbiamo, c'è un'armonia di colori, di palazzi, tutta questa segnaletica, quindi laddove sia necessariamente opportuno, perché questo induce a magari pericoli anche di incidenti, però dico, questa è una valutazione che sicuramente dovrà fare l'ufficio competente, ma è doveroso probabilmente segnalarlo, ecco, questo volevo dire. Ho concluso. Grazie capogruppo Venturella, interventi sulla mozione, prego. Allora, se non ci sono altri interventi, io do la parola alla consigliera Pitarresi per la replica. Prego, consigliera Pitarresi. Presidente, allora, in riferimento al tratto che diceva lei, se percorriamo via Sedie Volanti e arriviamo a Piazza Beati Paoli, se lei si trova proprio al punto della farmacia e vuole girare o per Piazza Beati Paolo o per via Iudica, lì il cartello in via Iudica non c'è, io lo posso assicurare. Non di meno a questo, la segnaletica stradale è obbligatoria per legge, perché bisogna dare chiarezza per un fattore di sicurezza ai cittadini. La segnaletica deve esserci. Non andiamo perché noi conosciamo il territorio e quindi sappiamo come ci dobbiamo muovere. Noi dobbiamo pensare ai turisti e persone che vengono da fuori e diversi cittadini anche di altri territori. A me è capitato molte volte che anche cittadini di zone dell'ottava circoscrizione, di zone diverse della città, che non conoscono il nostro quartiere, non sanno come muoversi. E si resta, sì, le stradine, infatti, come diceva la collega Venturella, le stradine sono strette, molte volte ci va soltanto una macchina, non si riesce ad andare in avanti o indietro se c'è un'altra macchina davanti e tu ti ritrovi così bloccato. E questa è una situazione di ingorgo che si è venuta a creare per chi non conosce il territorio. Non andiamo per vie sempre generali e sempre per una situazione così... Tanto noi conosciamo il territorio, quindi va bene. Dico, la zona non è coperta dalla segnaletica. Sì, la segnaletica stradale, magari quella anche a terra, la segnaletica, non parlo di quella, come diceva il consigliere Tramuto, quella pedonale, sì, quella magari c'è, anche se nel basolato molte volte è mancante. Ma la segnaletica verticale, la segnaletica verticale è manca e non è facoltativa, deve esserci per legge. Sì, a me neanche piacciono tutti questi cartelli che si vedono, ma questo poi l'ufficio competente deve posizionarli e riposizionare in una certa maniera, di renderli anche in una certa maniera gradevoli. Si possono posizionare anche senza il pilastro di sotto, magari anche soltanto a muro, magari alcuni a terra. Dico, questo poi l'ufficio competente, anche la città storica, provvederà a metterli in un'adeguata maniera, ma devono esserci. Grazie Presidente. Allora, io forse mi sono spiegato male, di questo chiedo scusa. Io mi riferisco al cartello di divieto di accesso presente all'inizio di via Iudica ed esattamente lato Piazza Beati Paoli. Su questo dico, non ho dubbi, perché lo sto cercando pure su Google Maps e si vede abbondantemente la fotografia con la segnaletica del divieto di accesso. Quindi su questa cosa io dico, l'importante è che lei ne conviene, giusto? Dico, questo c'è, no? Sì, manca quello venendo da via Sedie Volanti, questo di qua c'è, questo andando verso via. A me interessava che almeno questo, dico, c'è. Arrivando da piazza, da via Sedie Volanti, arrivando a piazza, dico, questo è tanto per fare un esempio, Presidente, perché la problematica non è soltanto in questo punto, ma in tutta la zona, ma anche in altre zone, come delineava la consigliera Venturella. Questa secondo me può essere anche un inizio per l'ufficio competente per risolvere questa problematica. Perfetto, va bene. Allora, visto che non ci sono più interventi, io metto in votazione la mozione della consigliera Pitarresi.
Castiglia. Pao. Favorevole. Imperiale. Favorevole. Garresi. Favorevole. Andazzo. Favorevole. Torci. Consigliere Sorci. Ramuto. Favorevole. Enti. Favorevole. Corella. Favorevole. Vetrano. Favorevole. Presidente, 8 favorevole e 2 assenti. Consigliere Sorci non ha risposto. Confermo, Presidente. Confermo, Presidente. Allora, la mozione della consigliera Pitarresi è stata approvata in condivisione con gli scrutatori Randazzo, Valenti e Tramuto. Prego, andiamo avanti con i lavori d'aula. Presidente, chiedo scusi. Prego. Presidente, abbandono l'aula. Un sopralluogo. Arrivederci. Un impegno istituzionale, Presidente, sono scrutatore. Anch'io sono scrutatore. Anche Randazzo, Randazzo. Randazzo e Valenti sono scrutatori, Presidente. Ma si è sentito la mia voce? Tiene Sorci, noi non l'abbiamo sentito. Consigliere Sorci. Quindi non ho votato. Ha votato l'approvazione della mozione numero 16, sì. Ma lei non ha sentito. No, e quindi non ho votato, giusto? Vabbè. Non ha votato, certo, mai. Vabbè, vabbè. Presidente. Intanto la linea se ne va. Allora, Imperiale cosa? Imperiale ha votato favorevole. No, non parlavamo di Imperiale, consigliere Sorci. Nessuno ha citato il tuo cognome, nessuno. Presidente, le chiedo scusa, c'è una connessione scarsa. Allora, Presidente, scusa, facciamo, è uscito il consigliere Randazzo, il consigliere Valenti hanno abbandonato. Va bene, allora sostituiamoli con la consigliera Pitarresi. La consigliera Vetrano c'è, giusto? Presidente, io devo lasciare alcuni minuti l'aula, quindi okay. Va bene, allora facciamo una cosa, verifica del numero legale. Allora a questo punto, prego, dottore Di Prima. Verifica del numero legale. Voglio capire chi è che siamo in aula, prego. Sì. Castiglia. Nicolao. Presente. Imperiale. Presente. Pitarresi. Randazzo. Torci. Consigliere Sorci. Lo vedo. Tramuto. Presente. Valenti. Venturella. Consigliera Venturella. Sì, presente. Sì. Favorevole, stiamo votando il locutatore, mi scusi, mi sono distratto. La verifica del numero legale. Ah, sì, presente. Venturella, Vetrano. Consigliera Vetrano. Presidente, 6 assenti e 4 presenti. Constatata l'insufficienza del numero legale, la seduta slitta di 60 minuti così come dal regolamento vigente. La videoregistrazione non dovrà essere interrotta alle ore 11.38. Verrà richiamato. Presidente, mi perdoni, non vorrei sbagliare, credo che siamo in prosecuzione oggi. Siamo in prosecuzione. Sì, confermo anch'io, così oggi è in prosecuzione. Signor Rocco, se me lo diceva prima io questo errore me lo evitavo, giusto? Se me lo diceva prima questo errore qualcuno io lo evitavo, vabbè, comunque. Non è un errore grosso, eh.
andiamo avanti. Allora, visto che siamo quattro, giusto? Siamo quattro? Sì. Allora, dobbiamo sostituire Valenti e Randazzo con Imperiale e Venturella. Dico bene? Imperiale è presente e Venturella è presente. Quindi gli scudatori sono Vetrano. No, Vetrano non c'è neanche, giusto? Ma sono Tramuto, Imperiale e Venturella. Allora, Tramuto, perfetto. Quindi mettiamo in votazione la votazione della sostituzione degli scudatori composta da Imperiale, Venturella e Tramuto. Prego. Presidente, mi perdoni, io non vedo Imperiale in video, quindi non vorrei che stiamo facendo... Esatto. Allora, se Imperiale non c'è, scendiamo a 3, quindi non c'è il numero legale. Chiedo ausilio alla parte amministrativa. Presidente, scusi, poco fa quando abbiamo fatto la verifica, il consigliere Imperiale era presente. Adesso c'è. Allora, adesso io vedo 7 collegati. 3 siamo noi della parte amministrativa, voi siete 4. È entrato il consigliere Corci che ha ucciso Imperiale. È rientrato Sorci, vedo Sorci collegato. Poco fa era assente quando abbiamo fatto la verifica. Presidente. Quindi Imperiale al momento non risulta. No, io non lo vedo, non c'è. Allora, mettiamo il capogruppo Sorci a posto di Imperiale e andiamo per la votazione della sostituzione degli scrutatori. Venturella, Tramuto, Sorci, prego. Allora, Castiglia, Nicolao. Favorevole. Imperiale, Vitarresi, Randazzo, Sorci, consigliere Sorci, presidente lo vedo collegato però, consigliere non Sorci, non risponde, Tramuto, favorevole, Valenti, Venturella, favorevole, Vetrano, consigliera Vetrano, presente, siete 3. Allora, considerato che siamo 3, quindi non c'è il numero legale neanche in modalità di prosecuzione, la seduta è chiusa. Buona giornata a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buona giornata. Buongiorno. Buongiorno.